Bene, buongiorno a tutti, intanto grazie ovviamente di essere qui, stamattina noi andiamo a presentare, a fare um, una mattinata breve ma insomma di approfondimento rispetto ai bandi dei 10 milioni, c'è un eco che non, non aiuta. Eh, <ride> e che cosa andiamo a fare? Intanto eh, diciamo mh, stamattina presentiamo il secondo bando della dotazione di 10 milioni. Eh, però diciamo, a me spetta un po' anche il compito di raccontarvi a che punto siamo, cioè che cosa abbiamo fatto fin qui e dove eh, diciamo, stiamo andando, qual è la direzione che stiamo prendendo. E, eh, diciamo, per farlo, eh, qui eh, accanto a me c'è la Camera di Commercio rappresentata dalla Presidente, dall'Ila Mazzi, e eh, dal dottor Bosi, che ha seguito con noi tutta la preparazione e la gestione poi, dei bandi eh, della Camera di Commercio, eh, c'è eh, il direttore e la direttrice della Camera di Commercio qui con noi, ma soprattutto insieme a noi ci sono anche le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. Che eh, diciamo eh, hanno costituito, eh, anzi fanno parte assieme al Comune di Prato della cosiddetta cabina di regia, del comitato di gestione, chiamatelo eh, come meglio vi aggrada: ma di quel luogo che in questi mesi si è riunito praticamente settimanalmente per eh, non solo come dire. Eh, prima di ottenerli per ottenere i 10 milioni che noi oggi stiamo spe spendendo, ma soprattutto per arrivare ad una gestione condivisa e soprattutto per finalizzare queste risorse alle esigenze eh, più importanti del distretto e eh, delle aziende del distretto. Qui c'è una piccola cronistoria, serve sempre farlo secondo me perché ha senso che noi abbiamo presente che siamo partiti. Diciamo, da questo, eh, a fare questo lavoro nel eh, 2022, a gennaio 2022 eh, e che Uh, a uh, settembre abbiamo firmato il protocollo d'intesa che vi dicevo uh, per la firma della gestione. A gennaio 2022 abbiamo iniziato uh, a lavorare con il Ministero per ottenere il decreto attuativo perché tutto il lavoro che avevamo fatto prima per ottenere l'emendamento in legge di bilancio era partito proprio da un'esigenza del Distretto che in quel momento era in forte crisi. Insomma, ancora oggi ne paga le conseguenze per eh, la eh, diciamo crisi energetica che in quel momento stava eh, come dire, picchiando forte, che poi non è mai tornata ai livelli eh, pre-crisi eh, energetica e, e uscivamo, eh, lo ricordiamo sempre, dalla prima crisi che abbiamo affrontato, cioè quella del Covid. Nonostante questo, in questi anni abbiamo visto come invece il distretto abbia continuato, le aziende del distretto abbiano continuato a investire, abbiano continuato a crescere e poi insomma sui dati sicuramente dirà meglio eh, di me la presidente però questa dotazione di 10 milioni è sicuramente diventata eh, per l'intero distretto uno strumento importante eh, quantomeno per portare avanti alcune strategie importanti e quindi da settembre quando abbiamo firmato il protocollo d'intesa dopo la firma del decreto eh, da parte del MISE e eh, che oggi è il MIMIT e eh, del MEF del Ministero quindi dell'Economia e delle Finanze in agosto abbiamo iniziato a operare eh, sul decreto attuativo e quindi per applicare quelle risorse. Eh, diciamo, non mi soffermo sugli ambiti eh, su cui devono essere utilizzate queste risorse, però mi preme ricordare che noi stiamo parlando qui dei bandi, cioè degli 8 milioni dei 10 milioni, cioè di quegli 8 milioni che sono finalizzati a bandi diretti alle imprese. Bandi eh, che appunto stanno uscendo. Oggi vi presentiamo il secondo. I restanti 2 milioni sono risorse che abbiamo eh, come dire, condiviso il, e poi il decreto insomma, su questo ha esplicitato le modalità con cui le potremo utilizzare, sono risorse che verranno finalizzate alla eh, diciamo, realizzazione di quelli che noi abbiamo definito progetti di sistema, cioè progetti. Che non eh, vengono realizzati dalle singole aziende del distretto, ma che sono progetti, appunto, che aiutano il distretto in maniera sistemica e dei quali poi avremo modo di parlare eh, più avanti. Sicuramente, ecco, mi sento di dare, come dire, su questo un'indicazione anche temporale: entro la fine dell'anno noi riusciremo a uscire eh, con le prime progettualità, anche rispetto ai progetti di sistema. Eh, qui, eh, diciamo, c'è una breve rappresentazione di che tipo di, di contributi eh, noi andiamo a dare, andiamo, diamo contributi a fondo perduto, eh, il regolamento dei minimis è quello che guida diciamo, anche queste risorse e eh, avevamo e abbiamo ottenuto per questi nostri bandi che fosse possibile concedere eh, diciamo, contributi fino ad un massimo del 70%. Dell'investimento. Sappiamo che questa è una percentuale molto alta, che abbiamo utilizzato nel primo bando eh, distinguendo il, la dimensione di questa percentuale tra piccole, medie e grandi imprese, e quindi abbiamo utilizzato questa. Importante dotazione finanziaria, soprattutto per i contributi delle piccole, eh, ovviamente, delle piccole e micro imprese. L'altra cosa importante è la scelta sui codici ATECO: quando abbiamo iniziato questo percorso, ci siamo concentrati per utilizzare queste risorse esclusivamente sui codici ATECO afferenti in maniera stretta, in senso stretto, alla filiera del tessile, quindi quelli diciamo, legati al ateo, ai derivati del codice Ateco 13, per cui tutte le preparazioni e eh, tutte, le, ehm, diciamo, eh, tutte le, mh, le azioni della filiera, quella proprio più tradizionale. Ehm, ovviamente, e qui è importante, per questo è importante, sono importanti anche questi momenti di presentazione, ogni, eh, ogni azienda può... Reperire, eh, ottenere diciamo, il finanziamento soltanto una volta e quindi è sempre stato importante fin dall'inizio raccontare l'evoluzione di questi bandi proprio perché le aziende potessero eh, partecipare. Eh, ai bandi eh, che, eh, ovviamente di cui avevano maggiore necessità e quindi scegliere anche quale tipo di bando eh, era eh, più importante. Chiaramente chi non ha ottenuto il finanziamento del primo bando può ripresentarsi ai bandi successivi. Ecco ora vi dico brevemente com'è andato il primo bando, perché secondo me è interessante questo, è un dato importante, l'abbiamo detto tante volte, non ce lo siamo mai detti tutti insieme perché l'esito del bando, la pubblicazione diciamo della graduatoria è avvenuta in agosto noi ai primi di settembre oltre ovviamente a averlo fatto prima ma insomma ai primi di settembre ci siamo rivisti eh, con eh, la cabina di regia e quindi con tutte le forze economiche e sociali per affrontare l'analisi di quello che era successo nel primo bando ma anche per eh, appunto preparare eh, il lavoro sul secondo eh, che era già stato pubblicato dalla camera di commercio quindi il bando era già pronto eh, ben prima eh, però ecco, è interessante vedere che eh, l'esito del primo bando è stato un esito che eh, sinceramente ci aspettavamo: nel senso che il bando dell'efficientamento energetico è sicuramente eh, la misura più richiesta e più importante eh, vista appunto lato imprese, perché il tema energetico è sicuramente quello più eh, diciamo, impattante in questo momento sulle nostre imprese. Chiaramente noi avevamo dato e abbiamo dato a questo bando anche un'accezione rispetto all'abbattimento della CO2 e quindi, o meglio, a, uh, una, uh, diciamo, um, a un, abbiamo inserito questa strategia anche all'interno della nostra strategia che fa parte uh, uh, della, di Prato, del progetto di, che vede Prato tra le 100 città in Europa che stanno lavorando alla carbon neutrality e quindi a, uh, alla carbon neutrality entro il 2030. Quindi, questa è una misura che entra a far parte anche di quel contratto che noi andiamo a firmare con la Commissione europea, come esempio di azione già uh, concretamente portata a casa da questo territorio per l'abbattimento della CO2. Però ecco, la parte che mi interessa uh, stamattina raccontarvi e che probabilmente avrete già letto e avrete già visto e avrete già diciamo avuto modo anche di commentare è, è la dimensione. Noi in questo bando avevamo messo il 50% delle risorse, degli 8 milioni delle risorse che andranno a bando appunto eh, per, eh, a bando di, per le, direttamente per le imprese ehm, e quindi di questi 4, questi 4 milioni erano una parte importante abbiamo fatto una scelta abbastanza importante quando abbiamo deciso di metterci il 50% delle risorse. E vi ricordo anche che all'inizio, quando questi 10 milioni ci sono arrivati, cioè abbiamo ottenuto eh, questo finanziamento nella legge di bilancio, c'è stato un attimo in cui ci siamo guardati, lo dico sinceramente e con franchezza, e abbiamo detto ma ce la faremo no? a spendere tutte queste risorse? Riusciranno le aziende del distretto a rispondere ai bandi? Rispondere ai bandi è... È un impegno notevole, cioè non è che uno partecipa a un bando così, primo perché deve aggiungere una parte dell'investimento, secondo perché non è mai semplice eh, diciamo eh, arrivare preparati ad un bando e quindi lavorarci. E quindi insomma, il nostro, essendo un territorio fatto soprattutto di piccole e microimprese imprese, partecipare. A un bando non è mai così scontato. E questo ce lo racconta anche la storia: no? dei bandi, dei bandi eh, quelli dei fondi FESR, eccetera. Cioè non è mai così scontato. Che al nostro territorio siano arrivate risorse proprio eh, grazie al fatto che le aziende abbiano partecipato ai bandi del ministero o eh, della regione. Devo dire che qui abbiamo avuto una risposta molto importante a questo bando, che ha superato di gran lunga la dotazione finanziaria che noi ci eravamo dati. Probabilmente, se all'inizio avessimo detto si fa un bando unico di 10 milioni sull'efficientamento energetico, a questo avremmo finito il nostro lavoro e li eh, avremmo. Spesi tutti. Chiaramente, non era questo il nostro obiettivo e quindi il nostro obiettivo era anche la diversificazione della proposta, proprio perché l'obiettivo dei 10 milioni non è andare a sostenere le imprese su una singola questione, ma è, diciamo, spingere l'intero distretto sui temi più importanti della proposta presente anche della prospettiva del futuro della crescita di questo distretto e quindi noi abbiamo ricevuto eh, 112 domande, ne sono state ammesse eh, dopo la prima istruttoria 108, Qu di queste ne sono state finanziate 38, eh, di cui una parzialmente per esaurimento fondi e eh, quindi sono state 70 le aziende che non hanno ottenuto finanziamento eh, e il finanziamento totale richiesto, come vi dicevo, ha superato i 10 milioni perché è arrivato a 10 milioni e 7. Uh, da uh, i progetti finanziati si sì, uh, diciamo in tutto no meglio dal totale delle richieste sarebbe generabile diciamo, un investimento totale delle imprese del territorio di 18,8 milioni di euro che è una cifra importante eh, che ci racconta anche diciamo, la prospettiva del lavoro che le nostre aziende stanno realizzando sul territorio. Non è detto che questi progetti non vengano portati in fondo autonomamente dalle imprese, ma soprattutto questi progetti potranno essere candidati anche ai prossimi bandi che usciranno: stanno per uscire i bandi della Regione Toscana, e quindi come dire, le nostre aziende oggi sono pronte a presentarsi a quei bandi o hanno la possibilità comunque di eh, spendere queste risorse anche ovviamente eh, autonomamente. Chiaramente quando un'azienda si prepara per un bando lo fa per un investimento e vuole fare realmente, quindi eh, è chiaro che questo è un dato che va analizzato. Ehm, la, la, diciamo, anche l'altro dato interessante è quello della differenza tra piccola e media e grande impresa. La, le eh, micro e piccole imprese che sono state... Eh, a, che diciamo hanno presentato la richiesta sono 77, 28 eh, sono quelle diciamo, finanziate. Delle medie imprese 27 sono quelle che hanno presentato la richiesta e 10 sono quelle finanziate. Delle grandi imprese cioè, ci sono arrivate 4 richieste, ma eh, non ne sono state finanziate nessuna. Anche qui la preoccupazione dell'inizio che avevamo verranno finanziate solo come si dice a Prato, sempre soliti perché poi, cioè, solo le grandi aziende del nostro territorio, che non sono tante ma ci sono, ecco questo non è avvenuto, non è un dato di cui, diciamo, su cui voglio dare un giudizio di merito, però è un dato su cui secondo me noi dobbiamo riflettere perché racconta di una diciamo, mobilitazione in, uh, rispetto a questo bando delle piccole e medie imprese del nostro territorio, che è un dato secondo me estremamente interessante ehm, vabbè, Qui ci racconta anche quali sono le tipologie degli interventi, l'efficientamento del processo produttivo. Anche qui non si, è, si parlava all'inizio soltanto dell'installazione dei, 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 dei pannelli fotovoltaici come ovviamente l'investimento più semplice a cui abbiamo pensato all'inizio e invece abbiamo visto come le aziende hanno diversificato molto rispetto alle proposte e alle opportunità che il, il bando metteva in campo, tant'è che eh, sono di più le aziende che hanno efficientato il proprio processo produttivo rispetto a quelle che hanno scelto di produrre energia verde, in parte perché alcune hanno già eh, e producono già tante aziende energia verde, in parte perché l'efficientamento del processo produttivo è una parte rilevante dell'efficientamento energetico eh, di un'azienda. Quindi non è soltanto produrre energia eh, pulita, ma è importante anche come dire, efficientare l'energia che si usa. Questa è, e ho concluso, diciamo, l'elenco dei prossimi bandi. Stamattina presentiamo quello sulla transizione ecologica e giusta e sulla transizione digitale. Eh, la dotazione finanziaria è di 2 milioni e mezzo, poi entrerà nel merito il dottor Bosi a spiegare eh, quali sono le caratteristiche del bando e che cosa andremo a finanziare. Il bando successivo è un bando... L'unico eh, che noi andremo a realizzare, ma previsto dal decreto di, eh, um, sarà l'unico bando di sviluppo e ricerca. E quindi è sulla ricerca industriale e lo sviluppo sperimentare per la transizione ecologica. E poi l'ultimo sarà un bando per il rafforzamento della filiera su cui. Come dire, il decreto eh, su richiesta dell'emendamento e quindi su richiesta del territorio ha giustamente posto l'accento, e quindi eh, l'ultimo bando sarà quello che riguarderà eh, il rafforzamento della filiera. Uh, come sapete, diciamo, il bando è già pubblicato, lo trovate sul sito della Camera di Commercio, sul sito di Prisma, ma insomma è ampiamente trovabile eh, da tutti. La cosa che eh, mi interessa, eh, come dire. Eh, sottolineare alla fine di questo breve racconto, che secondo me era interessante e utile fare stamattina, è che, eh, come dire, da parte dell'amministrazione comunale, da parte mia, oggi il sindaco non c'è a Roma, ma eh, come dire, da parte della nostra amministrazione c'è eh, dopo questa prima tappa e all'avvio della seconda tappa. La volontà di portare un ringraziamento perché il lavoro che abbiamo svolto con la Camera di Commercio, che eh, diciamo con il Comune ha eh, sottoscritto una convenzione per l'attuazione eh, per la, la spesa di queste risorse, è stata anche lì una scelta perché chiaramente da solo il Comune non avrebbe mai potuto realizzare questi bandi. E eh, le modalità con cui si è svolto eh, il bando, i tempi con cui è stato dato risposta alle imprese, la scelta è stato possibile fare così perché abbiamo fatto la scelta eh, nonostante, anzi, abbiamo fatto la scelta di non fare il cosiddetto click day, e quindi di non dare no, alle aziende eh, il peso di eh, esaurire le risorse nei primi cinque minuti, ma di valorizzare i progetti che le imprese avrebbero portato. A, a bando, ecco, è stato uno sforzo importante. È stato uno sforzo uh, umano, perché è fatto di persone che ci hanno lavorato. È stato uno sforzo anche uh, nell'individuazione di quali erano le piattaforme più giuste per arrivare come dire, ad avere delle domande uh, che fossero leggibili e intellegibili senza dover eh, riprenderle tutte in mano e quindi saremmo ancora qui e non avremmo mai ancora dato e assegnato probabilmente le risorse e concluso la graduatoria. Quindi io devo ringraziare Camera di Commercio per questo lavoro che ha fatto, e ovviamente le categorie economiche e sociali, perché. Il lavoro che abbiamo fatto è stato veramente un lavoro di squadra che ha visto tutti i protagonisti delle scelte eh, che, sono, eh, poi che hanno portato a questo primo risultato. Quindi eh, nel fare questo io darei la parola alla Presidente della Camera di Commercio, Dalila Lamazzi, che ringrazio ancora e a te. Grazie. Grazie, Benedetta. Io riparto proprio dall'ultimo discorso che ha fatto la Benedetta, di ringraziamento alla Camera di Commercio. Ma devo dire che, questo, ehm, cioè, diciamo che questa ehm, collaborazione che c'è stata fra Camera di Commercio e Comune credo che abbia concretizzato dei risultati importanti perché. Eh, il fatto che arrivassero a Prato questi 10 milioni di euro non era scontato e per questo dobbiamo ringraziare veramente l'impegno soprattutto dell'amministrazione comunale ma anche di tutte le forze eh, sociali e eh, economiche di questa città. Eh, però questi soldi poi in qualche modo andavano gestiti e, e, e bisognava impostare dei bandi che veramente potessero essere interessanti, utili a una città come questa in un momento così particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo. Quindi siamo ancora in, in crisi eh, energetica, come spiegava. Prima ehm, Benedetta, eh, sì è vero costa molto meno l'energia elettrica, il gas e metano, ma costa ancora tre volte tanto eh, rispetto al periodo pre-crisi eh, energetica. C'è il problema dell'inflazione, che è un altro problema molto grave che subiscono sia le famiglie che le imprese, c'è il problema dell'aumento dei tassi di interesse, che di nuovo colpisce le imprese. Eh, le nostre imprese sono prevalentemente manifatturiere, quindi questi 10 milioni di euro sono stati, diciamoci la verità, una, una manna per questo territorio, che però appunto andava speso bene. Eh, e quindi il mio ringraziamento va al Comune che si è impegnato tanto in, questo, in, in questa circostanza per la gestione di queste risorse, coinvolgendo tutte le parti sociali. Eh, economiche della città e questo lavoro di squadra secondo me ha prodotto un primo risultato molto positivo perché come diceva l'assessore prima eh, abbiamo avuto richieste per quasi 11 milioni di euro eh, e avevamo 4 milioni di euro di risorse. Eh, se noi continueremo, come ci auguriamo, eh, il nostro sforzo in questa direzione anche per gli altri bandi, nell'interesse delle aziende, del territorio, si cercherà di sviluppare delle cose interessanti, se si spendono tutti, anzi se ne spende meno di quelli che le aziende ci richiedono vuol dire che questo è un territorio vivace, perché comunque nonostante tutto siamo ancora il distretto tessile più importante d'Europa, questo non ce lo dimentichiamo mai, perché purtroppo siamo abituati a sentire trasmissioni che denigrano il nostro distretto, che parlano male delle istituzioni, eh, è vero, cioè, ci sono sicuramente tante criticità. Eh, però è anche vero che questo è un territorio dove ci sono aziende di eccellenza, imprenditori di eccellenza, ci sono tante capacità. E, e tante competenze. Quindi credo che questi bandi aiutano a sviluppare eh, queste caratteristiche positive, aiutano le aziende ad investire, perché, come dicevo prima, non è facile investire, il momento è particolarmente delicato. Quindi eh, gli aiuti sono sempre beh, graditi per chi vuole andare avanti e vuol fare bene il proprio lavoro. Questo bando eh, che viene presentato oggi eh, in, in maniera più tecnica e eh, più precisa dal dottor Bosi è un bando che quota 2 milioni e mezzo di risorse, eh, va a vantaggio appunto della transizione ecologica e della transizione digitale. Eh, sappiamo che il tessile, il codice 30 eh, che è interessato a questo bando, è comunque da sempre considerato uno dei settori più impattanti che ci sono, perché effettivamente così è, però è anche vero che la nostra area è un'area comunque sensibile all'impatto ambientale, se ne sta discutendo tanto in città e, e non solo discutendo ma... Anche tante aziende stanno lavorando tanto nella direzione della uh, sostenibilità. La digitalizzazione ovviamente va di pari, di pari passo, per cui sono due eh, cose complementari che eh, necessarie in questo momento alle aziende per crescere, per migliorare. L'ambiente, ma non è solo un discorso etico, che c'è ed, ed è la prima cosa, ma è anche un discorso economico perché rende le aziende più competitive. Quindi, grazie a tutti per la presenza e passerei la parola al dottor Bosi per la presentazione del bando. Buongiorno a tutti, eh, io cercherò di scorrere velocemente dal punto di vista tecnico quelle che sono le caratteristiche appunto eh, di questo secondo bando eh, che è in partenza. Dunque come è già stato detto più volte anche questo bando è destinato alle imprese eh, che hanno sede e unità locali nel eh, distretto Tessile Pratese con codice 13. Eh, come anche questo è già stato detto, ma è bene ribadirlo, eh, le imprese possono presentare un solo, eh, una sola domanda a valere sull'intero contributo eh, straordinario di 10 milioni, 8 milioni nel caso dei contributi destinati alle imprese, per cui sono escluse dalla partecipazione a questo bando ovviamente le imprese che si sono già viste assegnate un contributo sul eh, bando efficientamento energetico. Che eh, appunto mh, è, è stato chiuso da poco. Anche in questo caso, come nel, nel precedente bando, gli interventi possono riguardare una o più unità locali o sede unità locali, purché appunto abbiano le caratteristiche che sono state specificate. Eh, qui c'è qualcosa, ecco. Per quanto riguarda gli interventi ammessi, eh, sono ammissibili a contributi programmi di investimento che comprendono una o più linee di intervento che riguardano la digitalizzazione o la transizione ecologica e giusta. Digitalizzazione poi, come vedremo, suddivisa fra digitalizzazione base e digitalizzazione avanzata. Quindi è un bando che si trova a cavallo fra, due de, fra le du, due delle quattro linee di intervento che sono state prima eh, citate. Per quanto riguarda la digitalizzazione, parto dalla digitalizzazione avanzata in quanto eh, i, i progetti, qualora eh, riguardassero appunto questo ambito, devono necessariamente prevedere un intervento di digitalizzazione avanzata, quindi l'introduzione e l'implementazione di almeno una delle tecnologie che sono riportate dal bando e che sono qui riassunte, che sostanzialmente sono le nuove tecnologie abilitanti mh, impresa 4.0, più l'intelligenza art artificiale e la blockchain che sono state nucleate. Eh, a parte per l'importanza che eh, stanno sempre più avendo in questo, in questo momento. Qualora appunto eh, venga fatto un intervento di digitalizzazione avanzata sono ammesse anche delle spese per quanto riguarda la digitalizzazione base, quindi eh, diciamo per un primo approccio alla digitalizzazione. Anche questo non sto ora a leggerli, a leggerli tutti, sono eh, riprodotti anche qui quelli che sono nel, gli interventi indicati nel bando. Eh, le spese sono ammissibili solo se eh, gli interventi sono propedeutici e abbinati a uno o più eh, interventi di digitalizzazione avanzata. Quindi è necessario, ovviamente, vi sia un nesso che dovrà essere evidenziato poi nella. Eh, relazione che vedremo deve essere allegata alla domanda. <coughs> Sono poi eh, ammessi interventi eh, nell'ambito della transizione ecologica che vanno dal ottenimento delle certificazioni eh, in materia ambientale, certificazioni di prodotto, di processo, certificazioni dell'azienda. Interventi volti a supportare il percorso di allineamento dei sistemi aziendali agli standard ESG, ovviamente con particolare riferimento all'ambiente. L'introduzione di processi o tecnologie utili alla trasformazione di residui di produzione o rifiuti in materiali riutilizzabili all'interno dello stesso di altri cicli produttivi. Eh, interventi eh, eh, volte a favorire l'eco design dei prodotti e l'utilizzo di metodologie per eh, la misurazione dell'impatto ambientale, sempre in un'ottica ovviamente di eh, riduzione di tale impatto. L'introduzione di tecnologie per la sostituzione di sostanze pericolose con altre a minore impatto ambientale, acquisto di nuovi impianti che consentono la riduzione dei scarti di lavorazione, nuovi impianti per il trattamento delle acque reflue l'introduzione di tecnologie o di sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, comunque eh, anche altre tipologie di investimento che non sono state eh, mh, qui eh, eh, e che non sono indicate dal bando, ma deve essere chiaramente determinabile un, grado, una, eh, un vantaggio, quindi una riduzione dell'inquinamento a seguito della realizzazione dell'intervento. <coughs> Le spese ammissibili, come nel precedente bando, abbiamo l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, devono essere attrezzature nuove di fabbrica, quindi non è ammesso l'acquisto di, eh, di beni usati e non è ammesso, eh, si deve trattare di un acquisto, quindi non è ammesso il leasing una domanda ricorrente infatti nel, nel precedente mando, ma il leasing è proprio eh, espressamente escluso anche dal decreto ministeriale, l'acquisto di programmi informatici o di licenze software, la formazione del personale chiaramente deve essere inerente all'intervento eh, che viene effettuato nel limite del 30% delle spese ammissibili e spese per servizi di, servizi di consulenza e eh, per l'acquisizione delle certificazioni, compreso eventuali perizie e asseverazioni che fossero necessarie per appunto, eh, eh, la realizzazione del progetto. Ogni singola spesa eh, deve riferirsi a una sola tecnologia di cui è la linea A oppure a una sola tipologia di intervento di cui è la linea B. Questo è un limite che vale più che altro. Cioè, vale in generale eh, può verificarsi soprattutto per quanto riguarda le tecnologie di cui è la linea A, perché molto spesso una tecnologia eh, impresa 4.0 è strettamente un investimento in una tecnologia impresa 4.0 è strettamente connessa a anche una serie di altre tecnologie. Se così è si dovrà seguire il criterio della, eh, della prevalenza. Um, I documenti di spesa, so, mi soffermo su questo perché questa è un po' una differenza rispetto al precedente bando per l'entrata in vigore di una, di una nuova disposizione che il Ministero ha ritenuto applicabile a questi, a questi bandi, quindi i documenti di spesa oltre ad essere... Pagati esclusivamente attraverso lo specifico conto corrente che deve essere dichiarato in sede di domanda ed essere pagati esclusivamente con le modalità tracciabili che sono indicate analiticamente nel bando, dovranno anche eh, riportare il codice unico di, proge di progetto, il CUP, che sarà comunicato dalla Camera di Commercio successivamente alla ricezione della domanda. Quindi chi fa domanda. Eh, mh, riceverà la comunicazione del CUP che attenzione non vuol dire che la domanda è stata accettata ma consente comunque di poter, eh, eh, poter eh, avviare il progetto e realizzare le spese perché comunque le spese sono ammesse a partire dalla data della, eh, della domanda. Il contributo anche questo è già stato accennato, comunque un contributo a fondo perduto, il regime è il regime de minimis. La misura in questo caso è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili senza distinzione per quanto riguarda la dimensione dell'impresa che presenta il progetto. Il progetto deve avere un, eh, un valore eh, minimo di 10.000 euro e un importo massimo di spese ammesse a contributi di 100.000 euro. Come nel caso precedente, eh, questi contributi sono cumulabili con altri contributi nei limiti, chiaramente, del, eh, del, de, delle misure eh, che eventualmente eh, assistono la stessa, la, ovviamente la stessa spesa. Eh. Questo bisogna fare particol è un particolare attenzione, per esempio eh, lo cito perché è un caso che si è, già si è verificato anche nel precedente bando, ma si verifica spesso anche nei bandi del PID, della Camera di Commercio qualora la spesa sia, per quanto riguarda la sp la spesa sia stata mh, ammessa a contributi, per esempio con la Nuova Sabatini, voi sapete che la Nuova Sabatini ritiene, eh, ammette un'intensità massima del 20% per le piccole imprese e 10% per le medie e eh, quindi il contributo massimo complessivo non può superare questo questo importo quindi non potrà essere del 50% ma eventualmente dell'importo residuo eh, non coperto dall'altra dall misura. Ecco, questo vale in generale per tutte, per tutte le misure. Per quanto riguarda eh, la modalità di presentazione delle domande, eh, le domande dovranno essere presentate a partire dalle 18 del 16 ottobre fino al 30 novembre. Questa volta non utilizzando la piattaforma Restart che era stata utilizzata per il primo bando, ma eh, utilizzando un messaggio di posta elettronica al quale deve essere allegato eh, la domanda online, la domanda generata tramite la procedura online che sarà resa disponibile sul sito della Camera e che sarà poi presentata eh, in tempo utile per eh, consentire la presentazione. Delle, delle domande alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa comprensiva del piano finanziario eh, relazione tecnica illustrativa sottoscritta dal titolare e dal legale rappresentante quindi non è richiesto in questo caso a differenza del bando precedente una relazione redatta da un tecnico Deve essere allegata la copia dei preventivi di spesa e poi il prospetto per la, de della, per la determinazione del margine operativo lordo che serve ai fini poi del calcolo del punteggio. Infatti, gli elementi di valutazione delle domande sono eh, dati dal numero degli interventi ammissibili, dalla complessità del progetto in termini di tipologia di spesa, quindi dal. Ehm, dall'articolazione delle varie delle tipologie di spesa rispetto a quelle che abbiamo visto prima, la sostenibilità economica dell'investimento, il rapporto fra il MOL e il valore complessivo dell'investimento, è prevista una premialità di 20 punti per quei progetti che, inter che interessino congiuntamente gli interventi di transizione ecologica e gli interventi di transizione digitale, e poi vengono valutate le caratteristiche dell'impresa, quindi il possesso del rating di legalità, se è un'impresa giovanile, se è un'impresa femminile. Ehm, rimando al bando per tutte le specifiche su come questi eh, elementi vengono, vengono eh, valutati. Ehm, dico solo che per quanto riguarda numero di interventi ammissibili, tipologie di, spe eh, tipologie di spesa e anche... Eh, la premialità sono valutate comunque solo le spese che hanno una certa incidenza cioè che incidono almeno sul dieci, per il 10% del totale complessivo per evitare eh, chiaramente mh, che poi in realtà ci sia un appiattimento della graduatoria. come è già stato detto eh, per informazioni e per i quesiti eh, è disponibile un'email, incentivi.distretto tessile, alla quale è possibile scrivere per quesiti relativi al bando e anche di natura più tecnica. Eh, le risposte saranno fornite individualmente e qualora abbiano un interesse generale saranno redatte come nel caso precedente, anche delle FAC. Che eh, saranno rese disponibili sulla pagina dedicata del sito. Ecco io avrei mh, concluso. Sì, grazie, grazie al dottor Bosi. Mm, intanto, vabbè se ci sono domande già stamattina, ovviamente, insomma, anche se con il beneficio di poi eh, migliorarne e, e la puntualità all'interno delle FAC ufficiali che verranno pubblicate sul sito. E, mh, boh, io vedo anche le associazioni di categoria, non so se qualcuno vuole dire qualcosa, intervenire e fare un commento a questa situazione. Se no aspetto un attimo. Boh, voi. <ride> Va bene, stavo già detto molto, quindi se non ci sono domande eh, prego, la può fare qui al microfono, grazie. Una domanda sul bando e una considerazione. La considerazione eh, l'ho già fatta anche in regione, eccetera eccetera, so che non dipende da voi. La premialità sul, uh, sul rating di legalità di fatto non sarà mai data alle microimprese perché c'è il limite a 2 milioni di euro. Lì ho visto che la maggioranza era micro-piccole imprese con 77 su uh, numeri molto più bassi, però non c'era una distinzione fra quante micro e quante piccole. Sono solo 5 punti su un totale di 100, quindi è poco, però insomma, ve lo dico. Cioè, secondo me è fra virgolette, una piccola discriminante, perché di fatto loro non si possono, non possono prendere. Eh, una domanda che avevo sul bando era, mh, a un certo punto ho visto che ci sono due modalità di rendicontazione, una modalità a due sal e una modalità a un solo sal. Se ho capito bene... Eh, al di sotto dei 50.000 euro di contributo si può fare un solo sal, quindi diciamo con 49.999 euro di contributo, quindi, e poi dice per cifre maggiori uguali, per, però non c'è un maggiore, se ho capito bene, perché il massimo ammissibile di spese ammissibili è 100.000 euro, un finanziamento al 50%, quindi c'è solo il caso uguale. Volevo sapere se mi confermava questo o se non avevo capito niente del bando. No, allora. Se mi dice faccia la domanda faccio la domanda eh. <ride> per mail, Grazie. No, 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 quello di sicuro riguarda un attimo <ride> il bando, eh, perché no, infatti, no, mi è venuto la, la paura che fosse sbagliato il bando. No, è mh, scritto sbagliato nel bando, no. Allora, l'importo de, dei 50.000 euro non si riferisce all'importo del contributo, ma all'importo delle spese ammissibili. No, no, no. <ride> Ma tutto è possibile. Sì. Si può anche sbagliare. Se eh. ci sono altre domande? No, direi di no. Se non ci sono altre domande io vi ringrazio e concluderei qui questa presentazione che ovviamente rimarrà online eh, sui canali social di Prisma e sul sito di Prisma e poi ovviamente rimaniamo a disposizione. C'era una domanda? Ah, allora venga, prego. Giusto un tempo perché se <ride> no ci mancherebbe. Io sono l'ingegner Paolo sono un professionista. Io volevo capire sulla parte ecologica. Ho visto che ci sono delle aziende che praticamente hanno degli obblighi normativi di dotarsi di impianti di aspirazione, di trattamento di acque. Voi partecipate come contributo a quello che è un più, cioè un miglioramento o anche se un'azienda non avesse un sistema di filtraggio, un sistema di smaltimento acqua reflue, glielo finanziate ugualmente? No, mh, no, no non c'è questa, questa discriminazione. Cioè pur essendo un obbligo di legge, se ad oggi non hanno un impianto diciamo, di trattamento acque reflue lo possono fare ugualmente. Eh? Sì, direi di sì. Perfetto, bene. Si arriva, no? <ride> Grazie. Un'altra domanda, prego, però bisogna che venga qua. Eh. Sì, ce ne sono due. domanda, se parte delle spese fossero già state effettuate e i saldi avvengono dopo la domanda? No, le spese devono essere effettuate dopo la domanda, ecco questo forse Quindi. non l'ho, okay. non, non okay. l'ho risottolineato anche se l'ho accennato, però questo proprio per eh, disposizione del eh, decreto ministeriale, non sono ammissibili. Perfetto, grazie. Nel bando trova anche proprio la definizione puntuale di quando si intende avviata una, una spesa. Buongiorno, io sono l'ingegner Sinico, libero professionista. E volevo capire le varianti come sono gestite e se sono gestite, cioè se io presentassi all'inizio un preventivo di spesa nei successivi 24 mesi per appunto magari richieste da parte degli enti di controllo, ehm, di miglioramento di, insomma, del progetto oppure di. Proprio di variazione del progetto è possibile gestire questo, questo discorso in un secondo momento eh, oppure una volta presentati, i preventivi sono quelli e non si possano più cambiare allora, il, al di là, poi di vedere casi specifici perché. Mh, in linea di massima il progetto dovrebbe essere realizzato nel rispetto dei preventivi, anche perché sulla base del progetto, come viene presentato, anche come composizione delle spese, viene stilata la graduatoria, quindi è chiaro che se poi c'è una eh, importante variazione, eh, questo potrebbe essere anche causa di revoca, però bisognerà vedere caso per caso, ecco, quindi se si verifica il caso sarà... Eh, buona norma eh, interpellare prima la Camera di modo che possiamo analizzare il caso e dare una risposta per evitare che poi in sede di eh, analisi della rendicontazione venga ritenuto non ammissibile eh, la rendicontazione ecco. Ci sono altri? no siamo sicuri? No, non ci sono altri. Quindi grazie, grazie a tutti e buon proseguimento. Ci si vede presto, sicuramente. Grazie, buona giornata.